Giovedì della prima settimana del tempo di Quaresima. Ascoltiamo attentamente la parola. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me, che sono sola e non ho altro soccorso all'infuori di te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi fino all'ultimo tutti coloro che compiono la tua volontà. Ora, Signore mio Dio, aiuta me, che sono sola e non ho nessuno all'infuori di te. Vieni in soccorso a me, che sono orfana, e poni sulle mie labbra una parola opportuna davanti al leone e rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all'odio contro chi ci combatte, a rovina sua e di quanti sono d'accordo con lui. Quanto a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra e se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Con queste parole Gesù fa capire che Dio risponde sempre, che nessuna preghiera resterà inascoltata. Perché? Perché lui è padre e non dimentica i suoi figli che soffrono. Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi perché tante nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto? Ne abbiamo l'esperienza tutti. Quante volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda in quei momenti di insistere e non darsi per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo a ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo essere certi che Dio risponderà. L'unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà, ce lo ha promesso. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, dice il Salmo 137, che la liturgia ci tiene come complemento della parola, no? Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Davide si trova nella stessa sintonia di questa regina, questa Ester, una donna fantastica, una donna che a me colpisce perché lei davanti alla sofferenza espressa, fa la sua professione di fede, cioè lei in questo rischio mortale per lei, per il suo popolo, davanti a un incontro che deve avere contro l'oppressore, lei chiede l'aiuto a Dio. Non è che manda le truppe o
Non lo so, o utilizza altre armi. Solo tu. E le disse al Signore una cosa spettacolare, perché sono sola, sono nel grande pericolo. Non ho nessuno all'infuori di te. Credo che nella nostra vita, anche se noi possiamo stare con tante persone accanto, anche nella famiglia, a volte ci accorgiamo di questo, di che siamo soli, di che tu sei solo. E davanti al Padre Eterno siamo soli. Ecco perché il Cristo, davanti al Padre, è solo e Lui carica per tutti noi e paga per tutti noi. La preghiera è questa, l'intimità profonda con il Padre Eterno. Certo che in una dimensione comunitaria, familiare, ma soprattutto personale. Non solo la preghiera di ripetizione che ci aiuta all'armonia comunitaria, ma la preghiera sincera, quella che va dal cuore. Questa va collegata la parola con quella che ascoltavamo 2 giorni fa, no? De che non utilizzare parole tanto belle, se no che sia tutto del cuore. La fede al primo posto. Che il Signore possa aiutarti, aiutarci come a questa regina, una donna di fede, un esempio di valore, di coraggio, di preghiera confiata, che quella è la raccomandazione d'oggi. Per poter chiedere con fede, dice la parola che dobbiamo ringraziare come se già avessimo ricevuto quello che stiamo chiedendo. E Papa Francesco diceva, può darsi che devi pregare tutta la tua vita, perché purtroppo Dio, o meno male Dio, non è come noi. Noi siamo ansiosi. Vogliamo tutto subito, 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 immediatamente. Da bambini, no? Come al bambino. Lui vuole tutto subito, immediatamente. Ma Dio non ha questo difetto. Lui non ha fretta e sa il momento opportuno per noi. Perciò Esther ci dà il suo esempio. Esther sta facendo una professione di fede, una donna che soprattutto ha ascoltato la parola, una donna che ha sperimentato cosa significa il passo del Signore per la sua vita. Ma se tu non lo sperimenti, non potrai farlo mai. La preghiera sarà sempre vuota, sempre una preghiera interessata. Cambiami questa persona, sistemami questo, sana quello, cioè praticamente come se fosse una sistemazione, no? Dio, tu mi devi sistemare tutto quello che mi fa soffrire. E che cosa sta chiedendo Esther? Dammi le parole giuste, perché adesso che sto andando davanti a questo leone, dice, possa fidarmi solo in te. Questa quaresma ci sta spingendo forte, forte, forte a migliorare la nostra qualità e la nostra quantità di preghiera, di opere, di sacrifici, di mortificazioni. Continuiamo a camminare di questa forma. Il Signore si sta facendo tutto per noi. È l'amato che ci sta preparando al convito eterno. Matteo finiva: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Che questo sia una motivazione per oggi. Voglio l'aiuto di qualcuno, aiuto. Voglio l'amore di qualcuno, amo. Voglio il perdono, perdono.
Quanto tu vuoi che gli altri facciano per te, fallo tu per loro. Chiediamo al Signore che noi, pur essendo cattivi, possiamo dare e fare cose buone. Convertiti e credete nel Vangelo. Buona giornata, che il Signore continua a spingerci, continua a portarci nel deserto, dove ci troviamo soli, dove sperimentiamo il nostro limite. Se tu non sperimenti il tuo limite, se tu non sperimenti la tua impotenza, il Dio di te stesso non potrà cadere mai, mai. E se non cade quel Dio autoproclamato, fondato nelle tue sicurezze, nelle tue capacità, eccetera, perché sei migliore degli altri, fino a questo Dio personale non cade, la nostra preghiera sarà sempre sterile. Perché come? Come le posso chiedere a uno più potente di me se io già sono Dio? Invece la semplicità, come la Madonna: eccomi, sono la serva del Signore. Fiat mi secundum verbum tuum, che si faccia in me secondo la tua parola. Chiediamo questo al Signore, che oggi si faccia in me, in te, solo la parola di Dio.